Luana e Pietro, i loro sogni, i progetti, i desideri. Pochi mesi dopo la scomparsa di Carlo, il 7 maggio, i due in una intercettazione parlavano di figli, della somiglianza del secondogenito di Pietro proprio col padre e di quanto sarebbe bello avere un figlio tutto loro. Amore mio, è il secondo, ma gliel'hai messa tutta. No, vita mia, m***a, è impressionante. Speriamo che il quarto sarà così pure, speriamo. Amore mio. Sì, angelo mio, dimmi. Perché un ferrarino nelle mani lo devo avere, o quelle buone o quelle cattive. No, vita mia, sai, una cosa desiderata... Lo so, ma deve essere desiderata da tutti e due. Una cosa desiderata è amata, più è fatta con amore ed è più amata di tutto il resto. Lo so, vita mia, già che è desiderata, pensa quando ci sarà. Sognano una vita insieme, Luana e Pietro, e parlano anche del comportamento che dovranno avere i loro figli. Ma quando sarà che qua siamo a casa mia o a casa tua, là a Palermo, loro non si devono permettere di entrare in camera da letto. Io odio il letto disfatto e io odio che loro vanno a giocare nella mia, nella nostra camera da letto. Volevano un figlio insieme. Filomena Leone, vengo da te. Come sappiamo, purtroppo Carlo La Duca è sparito da 3 anni, ma sappiamo quando è cominciata questa relazione tra la moglie e il suo migliore amico? Sì, Alberto, sappiamo quando è cominciata questa relazione clandestina, cioè a fine febbraio del 2017, Alberto, in concomitanza con il compleanno del figlio di Carlo e Luana. Il figlio compiva più o meno 4 anni, quindi il giorno del quarto compleanno. Questa è la data dove è stato sancito il loro amore. Alberto, io mi trovo sul retro proprio del casolare dove Luana e Pietro sognavano quindi di venire a vivere, così come abbiamo sentito adesso dalle intercettazioni. E da quest'altra parte ti faccio vedere altri terreni, Alberto, ci sono anche i vigneti, e qui volevano quindi, secondo l'accusa, Luana e Pietro mettere le mani sul patrimonio proprio di Carlo La Duca. E allora, se la relazione, l'inizio di questo rapporto tra la moglie di Carlo e il cosiddetto miglior amico risale alla primavera del 2017, nelle intercettazioni loro su di lui dicono qualsiasi cosa si possa immaginare, addirittura sul come lui rientrasse a casa e il fastidio che Luana dice di provare, perché proprio qualsiasi cosa lui facesse la innervosiva. Guardate. Poi, dai figli, si torna a parlare di Carlo, di quando tornava dal lavoro sporco di fango e terra. Nelle parole di Luana, rabbia e disprezzo. Quando lui saliva era inguardabile. Lui, tutto infangato dalla testa ai piedi, arrivava nel bagno e lasciava fango nella terrazza, nella cucina, e tutti i tappeti del gabinetto me li sporcava. Infatti io a lui gli dicevo: spogliati davanti alla porta prima che tu entri. Pietro la seconda e ipotizza nei discorsi ciò che si sarebbero detti in un futuro, in casa, lui e lei. Gioia, non ti seccare, vita mia. Passami le pantofole, passami un pantalone, mi levo questi, te li lascio fuori e dentro, con la tuta. Poi se mi devo fare la doccia me la vado a fare. Lo so, vita, lui invece no, perché lui dallo stradone lo vedevano quelle mutande e vedi che potevano pensare le persone. Con te non sarà così. Quando tu sarai qua, vita, tutti questi problemi di vestiti, scarpe, orario di mangiare, vedrai un cambiamento. Perché ancora questa lontananza? M***a, non ce la faccio più. Tu pensa io. Amore mio. Anima mia, dimmi tutto. Perché ancora questa lontananza? Non lo so, però dobbiamo muoverci. Non ce la faccio più. Non ce la fanno più a stare lontani. Quella vita a due, tanto sognata, vogliono realizzarla al più presto. Pietro e il suo desiderio di gestire tutto, forse anche l'azienda e le proprietà di Carlo, lo stanno portando ad essere ora dopo ora più irascibile. Ed è stanco della vita senza la donna che ama, Luana. Io non ce la faccio più. Sto diventando come una iena, come un cane. Io stesso non mi riconosco, pure con mio figlio. Io non ero così, ero una persona che ragionava prima di agire. Ci pensavo 300 volte. Tu sai che ti devi tranquillizzare, ti devi calmare, vita, hai capito? Sì, ho capito, però non ce la faccio più. Io dovrei essere già al mio posto insieme con te a gestire quello che si può gestire, cercare di pensare, di fare le cose belle, sistemare, portare avanti determinati progetti e tutto il resto.
Insomma, Roberta, il paradosso è che mentre il povero Carlo, la vittima, andava a lavorare in quei campi e tornava a casa con il fango nelle scarpe perché aveva passato la giornata a faticare, faticare, loro si lamentavano addirittura del fatto che lui sporcasse casa, lei si lamentava. E poi però c'è questa frase emblematica, perché quegli stessi terreni in cui Carlo, povero, lavorava tutti i giorni, erano l'oggetto del desiderio dei due, tant'è che lui dice, Pietro dice a Luana, dovrei essere già al mio posto insieme a te a gestire quello che si può gestire. Sì, comunque la regia di tutta questa vicenda è lei, quella che odia Carlo in maniera spropositata e che trascina lui in questa dimensione proprio distruttiva è lei. Beh, perché lei ha proprio un carattere veramente terribile, cioè una personalità veramente malevola, descritta anche dai vicini, è violenta, aggressiva, distruttiva, non risparmia nulla a nessuno, basta minimamente andare contro di lei o in qualche modo rappresentare un ostacolo, lei immediatamente la scelta che fa è quella di essere aggressiva e distruttiva, cioè veramente una personalità abnorme, insomma, abominevole, insomma. E lui è in qualche modo dipendente da lei sotto il profilo sessuale, probabilmente sotto il profilo emotivo, insomma. È chiaramente lei quella che detta i tempi. E allora cerchiamo di capire meglio. È lei che addirittura in qualche modo ipotizza questo figlio per celebrare quest'unione e trattenere quest'uomo a sé in maniera a questo punto irrimediabile. Quindi tu ci stai dicendo che da quello che tu puoi affermare alla luce di un'ordinanza di oltre 200 pagine che tu hai letto. Letta e studiata. Quindi sarebbe stata lei a organizzare tutto questo piano. Io credo piano. Che l'idea di uccidere Carlo e di eliminare Carlo per trarne vantaggio sia chiaramente di Luana. Che poi l'altro abbia avuto un ruolo assolutamente, diciamo, determinante, indubbiamente, anche sotto profilo esecutivo. Ma credo che la regia, cioè chi ha effettivamente cominciato a parlare di omicidio e progettato l'omicidio inizialmente, sia stata proprio lei. Chiaramente vedremo dove porterà l'inchiesta. Parliamo sulla base di un'ordinanza. Sì, io parlo sulla scorta dell'ordinanza comunque che raccoglie che documenta ore e ore di conversazioni. Certo. E allora cerchiamo di capire meglio chi è davvero Luana Camalleri, questa donna descritta come violenta, tratti aggressiva. Ce lo dice Filomena Leone. Traditrice, aggressiva, spietata, diabolica. Per gli inquirenti Luana è così. Una donna capace di partecipare all'omicidio del marito assieme al suo amante, nonché migliore amico di Carlo. L'ordinanza è corposa, ci sono molti indizi, ma è un dato di fatto, non esiste una prova schiacciante che indirizza verso i due. Non esiste, cioè, la famosa prova provata. Non è stata raccolta in fase di indagini. Lei, Luana, per l'accusa avrebbe ucciso, anche se non materialmente, suo marito e poi ne avrebbe soppresso e occultato il cadavere. In tutte le intercettazioni i due indagati non parlano mai di omicidio, non parlano mai di occultamento di cadavere. Questo è certamente un dato di fatto. Avrebbe ucciso Carlo, il padre dei suoi figli, e alla fine sarebbe andata in TV a piangere per finta. A mio avviso tutte interviste autentiche, lacrime autentiche e dolore vero. Secondo lei non c'è nessuna simulazione, nessuna messa in scena? No, assolutamente no, secondo me non c'è alcuna simulazione per quanto riguarda la mia assistita. Dalle intercettazioni tra Luana e Pietro emergono particolari raccapriccianti, inquietanti, soprattutto sulle loro fantasie erotiche. Un matrimonio che aveva affrontato brutti periodi e brutti momenti, sebbene comunque Luana diverse volte mi avesse manifestato che comunque voleva ancora lui bene come padre dei suoi figli, che ancora teneva a lui, e tante volte mi ha manifestato il suo dolore per il fatto che Carlo era scomparso.